Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciSub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciuswebnetwork.it, pure adesso durante la trasmissione tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica info@sciuswebnetwork.com, gianluca@sciuswebnetwork.com e luca@sciuswebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Science Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin', tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Buonasera, buonasera a tutti quanti, cari amici, ed eccoci qua con una nuova trasmissione, una nuova puntata, puntatina, puntatona di provvisoriamente due compari più uno. Gianluca, perché ridi? Sto facendo la presentazione, come mi hai detto, allora la devo rifare questa presentazione, sì o no? Cioè, ma state scherzando?
Va benissimo, allora la rifaccio. Buonasera, buonasera a tutti, va cari bene. Amici, ed eccoci qui con la settima puntata. Io la rifarei con meno stitichezza, veramente, grazie. Sì, e adesso mi vedete anche in video. E vai con video! Ecco, la stitichezza è passata dopo questo video. L'allassativo è questo momento di science. Luca, perché sei scappato? Non interrompiamolo, Luca. Vai, Saius, sta andando benissimo, dai. Ma avete smorzato. No, allora, stavo dicendo, cari amici, ed eccoci qui con la settima puntata. Oggi è il 14 di aprile 2014. Perfetto, 14-2014, è proprio bello che fa una bella rima questa qui, eh? Allora, il vostro Saiuz ha iniziato la trasmissione perché i due baldi giovani che sono qui presenti con me non vogliono più parlare. Hanno detto che se io faccio ad Algisa fanno lo sciopero della voce. Chi è l'addetto stampa? In silenzio stampa. Siete in silenzio stampa? Ho finito le parole per questa sera. Hai finito le parole? A quanto pare, Saiuz non le ha mai avute. No. Qui bisogna che abbiamo un dibattito. Nota tecnica, Saiuz, vorrei far notare come tu sulla saiuz.network.it, all'altezza della chat, ove è presente il player alternativo, dove potete anche vedere appunto il video, stai giochicchiando con le pagine di Skype, vedo. Ed è piacevole vedere come condividi, no, con i nostri ascoltatori e spettatori quanto tu fai dietro le quinte. Fai quello, spostare l'icona a destra a sinistra. Lo faccio apposta perché così i nostri amici vedono. Eccolo lì. Lo so. Quanto siamo belli. Tra l'altro, ottimo profilo di Gian in questo. Tanto una foto credo che sia del 96, quella lì. Come minimo del 96. No. Quella foto lì è del. Del 95, me la ricordo. Una ventina, 95, bravo Saiuz, una ventina di chili fa, ma non solo in anni, proprio in chili. No, è come con Saiuz, andiamo in chili questa sera. Stasera, cari amici, volevo dire a tutti quanti che io sono qua, presente in chat. Come non mi mandate a fanculo, ma scrivetemi dolci paroline. Dai, che so solo che non ce la faccio più. Allora, ci siete? Allora, caro Saiuz, questa sera siamo giunti alla settima puntata dall'inizio della stagione. Ricca di impegni, a quanto pare. No, soprattutto impegni extra radiofonici, come per esempio il nostro caro Gian, che è tornato seconda puntata consecutiva dove abbiamo Gian con noi, sai, ci approfittiamo perché oggi c'è e domani non ci sa. Esatto. No, scherzi a parte. Impegni artistici, tra l'altro, con anche la Domenica Zamara, che abbiamo avuto nell'ultima puntata circa 2 settimane fa, e dove abbiamo appunto avuto oltre a lei un altro grandissimo ospite internazionale. E sarà anche carino questa sera, Gian, se ci rammenterai che cosa abbiamo detto, cosa abbiamo fatto e soprattutto che lavori hanno fatto loro, messo in piedi. Tornando invece a noi, questa sera cosa faremo? Faremo quello che facciamo tutti lunedì sera, quasi. Niente. No, passare e trascorrere insieme a voi, cari ascoltatori, questo oretta e mezza, in cui parleremo, o vi faremo anche ascoltare, vi faremo conoscere degli artisti nazionali ed internazionali scovati da quel di Giamendo.com. Giamendo che, ricordiamolo sempre, dà la possibilità a tutti gli artisti di appunto condividere la loro arte, la loro musica e far sì che arrivi fino a voi, passando da noi. Quindi questa sera, caro Saiuz, ci farei ascoltare Jungkook. Non è una parolaccia, detto così, esatto. Però perché qualcuno potrebbe dire: aspetta, le va a male la voce, mancava un pezzo finale. No, è proprio John Q di 4 all'inglese, diciamo, esatto. Caro Saiuz. John Q, che tra l'altro è anche il titolo, se non sbaglio, caro Gian, di un gran bel film. Con Denzel Washington, no? senza fare propaganda. No, propaganda che non ce ne frega una mazza, però scherzi a parte, è un film che credo che abbia una dozzina d'anni ormai, sì,
Sì. Notevole, no? Infatti adesso poi sarà carino, sarà bello sapere nel corso della puntata, se lo scopriremo, se sì, l'artista si è ispirato forse proprio al protagonista di quel film, da cui appunto trae il nome, John Q. Sì, naturalmente Luca, mi intrometto intanto dando una buona serata a tutti gli amici di Web Radio. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccolo, eccolo, e Web TV, Web TV spettatori che possono vedere nella fattispecie il grande Saiuz e questo sigaro ben in vista per la pubblicità Progresso. Modestamente. Quali lui sono? Esatto, nell'imitazione di Adalgisa, la sua badante. E volevo dire, caro Luca, che appunto questo è un artista davvero interessante, che appunto Saiuz ci propone questa sera, un po' nello spirito come è nata questa nostra trasmissione tra provvisoriamente due compari, che era nell'idea di sia dare una mano anche nello spirito del network, più che altro dare una mano ad artisti naturalmente indipendenti o comunque fra virgolette sconosciuti o emergenti che scoviamo girovagando per i vari siti, e nella fattispecie appunto torniamo un po' alle nostre puntate iniziali. Veramente all'inizio io leggevo qualche articolo, ti ricordi Luca, come raccontavamo, e Saiuz lo commentava, articoli che devo dire lasciavano il tempo che desideravano, e soprattutto pensate non tanto a quanto fossi tu abile a leggerli, ma quanto Saiuz la scelta degli articoli, esatto, non tanto competente, perché Saiuz è assolutamente competente, ma come diciamo riusciva a dare il suo contributo a questi commenti e a questi articoli. Già me li immagino, insomma, infatti, qualcosa di interessantissimo. E potete andare a riscovare nelle precedenti prime puntate, se Saiuz le è ancora in onda. E Johnny Q, sono tutte su YouTube. Ecco, l'ha detta bene. Dopo John Q l'ha detta bene. John Q, esatto. John Q è uno di quegli artisti che devo dire mi è piaciuto molto quando l'ho scoperto, sempre tramite, come hai giustamente citato tu, adesso Saiuz si arrabbia, jamendo.com. No, non mi arrabbia. È quasi come degli si ha. Non scherziamo. John Q lo raccomandiamo stasera, appunto, diciamo ai nostri cari amici Web Radio ascoltatori, Web TV spettatori, di ascoltarlo perché merita davvero tanto. È piaciuto anche a Saiuz, che appunto l'ha selezionato scegliendo alcuni brani che ci farà ascoltare. Vorrei dare un saluto naturalmente a tutti gli amici che ci ascoltano da tutto il mondo, naturalmente un ringraziamento, se per posso, Luca, e poi ti rilascio la parola. Grazie, prego. Come siete educati, gentili, esatto, questa sera, tutte e due. Prego, solo con Saiuz. Prego, dopo di lei. Le tengo la porta intanto che passa. Sì. Vuole scendere lei il primo gradino? Aspetti che le porgo la giacca e via così. Oh. E non finirono più. Esattamente. Eccesso di galanteria. Eccesso. La puntata precedente, dove siamo andati in onda anche via Web TV, abbiamo avuto la Dominika Zamara con appunto Aleksandrovic, Stanley Aleksandrovic, questo artista davvero simpatico e strepitoso. È stato anche bello sentirlo suonare dal vivo, sempre diciamo così in quello spirito primordiale, diciamo, soprattutto così, con questo strumento più unico che raro, oserei dire. Esatto, particolarissimo veramente, questa chitarra quasi a due manici. Volevo ringraziare i soliti amici, in particolare Marco, questo mio amico che ci ascolta e ci segue, e lo ringraziamo per i suoi interventi sempre preziosi e collaborativi a questo punto della chat, perché ci dà sempre spunto e animo a parlare, e lo ringrazio e gli chiedo scusa se anche quest'anno ho fatto la figura di non fargli gli auguri di buon compleanno, ma questa è una guerra. Quando è che ha compito gli anni? Non mi fa fare brutta figura, perché lui in questo momento starà ridendo se ci sta ascoltando, perché Marco, questa non ti preoccupare, è una diatriba tra di noi. Le ha fatti in ritardo anche me gli auguri. Sì, esatto. Quindi però lo perdono perché è in pigiamino questa sera. Esatto. Ma anche i suoi li ha fatti in ritardo. Anche miei, esatto. Bene, cari amici, siete all'ascolto di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it, che è una web radio e una web TV appunto in italiano. Noi andiamo in tutto il mondo, quindi volevo ringraziare caro Luca e caro Saiuz a nome nostro e a vostro e mio, gli amici che ci hanno ascoltati, ci hanno ascoltato nella precedente puntata, che sono stati davvero numerosi. Secondo gli ascolti Auditel che ci dà Saiuz. Ma tu vai a vedere anche gli ascolti che ci hanno fatto su YouTube e così ti rendi conto. che
Non capisco, caro Luca, questo tono di Saius. È vero, cioè, ma che facciamo, guerra in casa? Ciao Luchino Mancusino, mette il suo pigiamino. Allora, dicevo, cari amici, e Gianluca col pigiama cosa fa se non va nel suo letto? Io non mi chiedo perché. Ma veramente, ma non doveva rientrare alle 10 in comunità? O sì, no, non solo, ma è peggiorato in questi mesi che non ci sono stato più. Eh sì, perché si chiama astinenza. Astinenza da già. Hanno stitichezza? Stitichezza da già. Lo sapevo. Ecco, ecco, adesso somma le due cose, vedi cosa salta fuori. Fantastico. E allora, caro Luca, che ne dici se andiamo già con un primo brano di John Q, dopo averne parlato? E sono già le 22:15 minuti primi, mi pare, qui in Italia. Mi pare qui in Italia. È diventato barese, sta ragazza. Un pochettino barese, che dobbiamo salutare gli amici della Puglia. E quindi ascoltiamo subito, caro Gian. È bello questo vuoto dopo questo. Quale vuoto? Quale vuoto? Quale vuoto? Non mi accorgo. Io non mi accorgo del vuoto perché mi c'è il ritorno che mi arrivi in ritardo. Io, sì, il ritorno che arrivi in ritardo. In ritardo. Cioè. Cari amici, sembra un gioco di parole di Saius, ma non lo è. È proprio una cosa al di fuori di tutto. E quindi, caro Luca, cosa andremo ad ascoltare? Che lo sappiamo già, noi perché lo leggiamo. Ovviamente, no, questa volta Saius è stato bravo. Bravo. The Devil di John Q. Questo è il primo brano di questa sera. Dall'album, caro Saius. E che ne so? Non lo sai, vero? No, lo so, devo andare a vedere. Dai, lo diciamo dopo il brano. Ok, Tell the Devil, primo brano, tra l'altro molto ascoltato, diverse migliaia di ascolti su giamendo.com, che ci dà questo feedback anche al di là appunto della qualità dell'artista. Abbiamo anche modo di vedere direttamente dal punto di vista statistico e numerico quanto sia stato ascoltato. Detto questo, caro il mio Saius, carissimo il mio Gian, prego. Grazie Luca, c'è un sigaro e l'altro Saius. E vai col brano che è sempre qui con tutti noi. E vai. Questa cosa sembra
tides as they turn. I have tasted victory, oh, and I have felt defeat, yeah. Yes, I've been to hell and back so many times. I'm still standing on my I'm still standing on my feet, yeah. Qui di nuovo in diretta web radiofonica sul palinsesto di sites webnetwork.it. provvisoriamente i due compari più uno sono ritornati finalmente per la seconda puntata consecutiva, tutte e tre belli e pimpanti questa sera. Dopo aver visto il rientro di Gianluca nella scorsa puntata, finalmente ritorniamo veramente al completo. Sappiamo tutti come non è mai semplice essere contemporaneamente tutti e tre presenti, ad eccezione di Saiz, che lui non può mancare perché è l'onnipresente e onnisciente Saiz. Per quello che riguarda invece me e Gian, talvolta non siamo stati così bravi, e ovviamente non perché ci dilettiamo a fare altro, semplicemente perché ognuno di noi giustamente ha dei impegni, soprattutto Gian per quello che riguarda l'aspetto artistico. Questa sera, come vi abbiamo abituato a fare dall'inizio dell'anno, stiamo conoscendo questi artisti, e siamo partiti con John Q questa sera. Lo ripeto, John Q, che è appunto questo artista conosciuto qualche tempo fa. Infatti ormai le canzoni che vi passiamo hanno già qualche mesetto, anche qualche annetto talvolta, ma comunque sono assolutamente valide e belle. E una cosa che non abbiamo fatto nella scorsa puntata, dove abbiamo avuto ospite la grande, il soprano Domenica Zamala, e non solo, ma anche Stanley Aleksandrovic, correggetemi se sbaglio. Bravo Luca, sono stato bravo stavolta. Sentivo la titubanza, però. Infatti, perché tutte le volte non so mai l'accento dove farlo cadere. Poi ci ho pensato e ho detto, ma dai, giochiamocela. No, dicevo, una cosa che non abbiamo fatto, perlomeno abbiamo fatto in ritardo la scorsa puntata, è ricordare un pochino i contatti, come fare a contattarci. Quindi togliamoci subito il dente, caro Gian e caro Saiz, perché è giusto che i nostri ascoltatori e anche spettatori possono comunque non solo scriverci in chat su siteswebnetwork.it, ma possono anche ovviamente scriverci via mail e eventualmente seguirci sui vari social dove siamo presenti. Quindi facciamo mente locale per quello che appunto riguarda questi contatti, dopodiché ritorneremo subito al nostro ospite, per modo di dire, all'artista di questa sera. Le mail sono info@sites.com, la mail del capo appunto di Sites, gianluca@sites.com, il direttore artistico, colui che decide anche la messa in onda dei brani. No, non sempre, perché sei Sites che fa tutto, però ci piace questo ruolo. E ovviamente la mia mail, che è luca@sites.com. Responsabile organizzativo fa un po' sorridere, se non ridere, visto l'ultimo periodo in cui siamo stati veramente impegnati, per modo di dire, dal punto di vista radiofonico.
in questo momento potremmo dire che l'aspetto tecnico, l'aspetto artistico e l'aspetto organizzativo sia tutto in capo a Saiuz. No, quindi diciamo che cerchiamo di sto qua, evviva tutti quanti e tutti quanti vengono da Saiuz. E che cosa accade quando ti sobbarchi di impegni tecnici, artistici e organizzativi? Accade questo. Vai fuori di testa. Ma sapete, sapete, cari amici, la mia voce se ne è scesa un poco, scusatemi, ma è che il mio unico neurone qua non ce la fa più. Beh, non è che anche prima fosse proprio in forma. Comunque, diciamo che ultimamente Saiuz è andato un po' in esaurimento. No, cerchiamo allora di scaricare un po', no? di togliere qualche peso. Perciò scriveteci pure a me e a Gian per quello che riguarda eventualmente incontri o perlomeno interviste dirette che voi volete eventualmente fare qui da noi. Ovviamente noi siamo presenti, come la stragrande maggioranza dei network, anche su altre piattaforme, su altri social, che sono appunto Facebook con Saiuz Web Network, con Twitter @Saiuz, e ovviamente abbiamo la nostra bellissima pagina YouTube gestita sempre da Saiuz, che è Saiuz Radio. E detto questo, rientriamo quanto prima nel cuore della trasmissione. Abbiamo appena ascoltato il primo brano di John Q. Qualcuno nel fuori onda diceva, qualcuno poi Gian diceva, che effettivamente ricorda un po' alla lontana, no? Jimi Hendrix. Sì, effettivamente è vero, ha avuto qualche momento che chiudendo gli occhi mi faceva pensare a lui, forse anche per questo che Styles, no, l'ha accolto a braccia aperte stasera. Esatto. Il mitico, vedi. Ma c'è da dire che mi ha ricordato questo ascoltando questo brano, tra l'altro live, e naturalmente forse per le sonorità e il modo così di suonare, per il sound ovviamente, il genere di questo brano. Ascolteremo anche gli altri. Tra l'altro, caro Luca, ne approfitto che ti ho pseudo interrotto, comunque questa sera sono un po' così che non ci so pseudo, che cosa. Pseudo interrotto, non ho capito questo. Pseudo interrotto perché mi sono infilato nel varco della tua pausa, dove il tempo è denaro, e facendo la citazione stasera proprio non ne vengo fuori. E tra l'altro ci tenevo a precisare. Ma scusami un attimo. Ma il tuo pigiamino che ti sei messo adesso addosso, qual è quello rosa con i pallini o con gli orsetti? Qual è? Ti sei messo il pigiamino con gli orsetti questa sera? Io credo che ci sarebbe da spendere diverse parole riguardo. e quindi è normale che per fortuna c'è Saiuz che ci ricorda, che ci interrompe con i suoi come dire, argomenti interessanti e anche pensati. Se ci pensiamo un attimo, è così. Saiuz riesce sempre a dare il meglio di sé e fa in modo che noi diamo il meglio di noi stessi con questi suoi interventi. Grazie Saiuz, grazie di esistere. Stavi dicendo, Gian, invece? Sì, stavo dicendo, intanto che sono andato a vedere l'evento in Facebook e Saiuz ha fatto un bel copia e incolla, non ha manco scritto settima puntata. E allora dai, lo richiamiamo in pubblico come fa lui con noi. Ma no, con l'evento in Facebook, non l'ho fatto io. Visto che l'ho fatto io l'evento? Mezza cosa fa Luca e la fa pure sbagliata, no? Dai. No. Comunque volevo fare, stavo dicendo Luca, così ci vestiamo, volevo fare un'autoproclamazione a noi stessi, nel senso, lo so che sembra chi si loda si sbrola, si dice qualcuno, però devo dire sempre in quella bella ottica o comunque linea, diciamo così, editoriale, piace questo termine, di Saiuz, nel fatto di appunto dare spazio davvero a tutti, come in questo caso, al di là del fatto che magari questa sera, come in altre occasioni, non ci sono ospiti, quindi andiamo a farvi conoscere, cari amici web radio ascoltatori, degli artisti che noi abbiamo scoperto girando nel network della rete, appunto qua in internet, ma che gli artisti stessi magari, e questa è una bella cosa, faccio i meriti sempre a Saiuz, poi noi ovviamente come
e web network, ma che gli artisti stessi magari non ci hanno contattato per chiederci di andare in onda, e tantomeno noi percepiamo qualcosa. Quindi lo facciamo veramente di tutto cuore, e perché ad esempio nello fatto, nella fattispecie di John Q, come dicevi tu Luca, è un artista scovato da noi, ma non è che John Q ci abbia contattato quindi... per chiedere stasera mandatemi in onda, anche perché sennò l'avremmo come ospite. E tra l'altro, caro Luca, faccio svelo un attimo anche un appello: se John Q vuole pure contribuire, non credo ci stia ascoltando, poniamo pure il codice IBAN e anche il TIC, perché sicuramente sarà un bonifico dall'estero, esatto. E lo switch, così almeno non credo ci stia ascoltando, ma comunque in ogni caso volevo svelare anche un retroscena, un backstage nostro, tra l'altro. Lo svelo così, insomma, la buona, nel senso che quella bella trasmissione che era partita BMT, Band Music Time, che dovevo curare in lingua inglese e in italiano, quindi con questi artisti che con Insaius, perché tra l'altro anche John Q è appunto scovato ancora più di un anno fa, è andato in onda su Saius Web Radio in questo periodo, lungo periodo, in questo anno e mezzo, due, quindi comunque sia senza che ce lo richiedesse, quindi abbiamo appunto fatto la sana pubblicità che facciamo a tutti gli artisti che vanno in onda facendo ascoltare i loro brani, naturalmente sempre sotto licenza Creative Commons, lo ricordiamo, e non si ha. E quindi adesso lo sai, c'è svenuto, e quindi dicevo è bello questo spirito nostro, se posso autoproclamarci e risaltarlo, di non cioè di farlo così, senza che nessuno ci chieda nulla, perché magari l'artista stesso, in questo caso John Q, non lo sapeva. Dicevo appunto, retroscena è che appunto in questa trasmissione che dovevo fare e seguire, mi stavo perdendo nei miei meandri cerebrali, doveva venire, insomma, avevo anche contattato John Q, credo all'epoca, se non ricordo male, fra le decine di artisti che avevo contattato, e sarebbe stato anche lui uno degli ospiti di questa mia trasmissione in doppia lingua, inglese e appunto italiano, con la traduzione che riuscivo e che riesco a fare, e per ascoltare i suoi brani nello specifico. Nel frattempo i miei impegni teatrali, e non solo artistici, mi hanno portato purtroppo via da voi, sì, lontano da voi, caro Luca, e sai, va di retro, Gianluca, va di retro. Ci allontanammo per alcuni mesi in questa turpina di Pella Passione che è lo Stadtpop. E allora dicevo, speriamo che John Q sarà nostro ospite, magari anche in diretta, non so. E cosa dici, Luca, se trattiamo un argomento a noi molto caro? No, scherzo, non sapevo più come togliermi da questo impantanamento. Nessuno, ti sei imbrogliato con la lingua. Nessuno mi sta, di voi mi sta aiutando. No, ma io ci provavo gusto a vederti. Provavo proprio un gusto a vederti, sì, che inciampavi faceva... con la lingua. Esatto, ognuno si faceva i fatti suoi. E cari amici, non andate a guardarvi la Saiuz Web TV, perché vedete sempre solo Saiuz nella sua versione, il Buddha, il nostro grande buddone, ma soprattutto Saiuz che fuma incessantemente, caro Luca, anche tu riderai con me vedendolo in questa coltre di fumo, di fumo, diciamo, nuvola. Notare cosa c'è dietro le quinte. Esatto. Palle. Questa sera il croma key non funziona, quindi vedete. Aspetta, come non funziona? Cioè, quindi vuol dire che quello che c'è dietro non è finto, è tutto vero? Sì, è tutto vero. Io penso che l'avessi fatto apposta, invece. Aiuto Luca, ho detto una cosa che non funziona e lui non vuole che noi diciamo le cose negative. Parliamo adesso solo licenzi... di positivo. Adesso mi licenzia, poi lo chiamo il sindacato. Comunque, quindi cosa è accaduto? Che ascoltiamo un altro brano di John Q. Ascoltiamo un altro brano di John Q, nel senso che, e ovviamente Saius già ce l'ha proposto questa sera. Ma devo dire che è migliorato tecnicamente su alcune cose, sempre quando siamo solo tra noi, mai quando ci sono gli ospiti per far bella figura. No, è troppo facile. Esatto, è troppo bello con gli ospiti far bella figura così. Se vuoi le cose troppo facili. Quindi John, cosa ci ascoltiamo adesso? Allora ci andiamo ad ascoltare il secondo brano di quest'album. Devo dire che la selezione di Saius è bellissima, il primo, il secondo, il terzo. No, per chi non lo sapesse,
No, possiamo anche anticipare, Gian, sì, che gli ascoltatori che fossero curiosi di sapere qual è il prossimo brano e quali saranno anche i prossimi brani di Messi in Onda, basterà seguire la scaletta fornita da giacimento.com, perché proprio la fantasia a casa Saius non è proprio così presente. Comunque. No, infatti, ma può essere che lui abbia questo motivo un po'. E comunque John Q, appunto, G-O-H-N, Q come la Q di scuola, va bene Luca per fare una battutaccia, è fantastica questa. Avete l'ora di farla come la Q di quadro o come la Q di squadra squadro e come la battuta solita che pesci sono quelli? Squali, squelli, vabbè, ok. Scusa, dopo questa possiamo anche chiudere, possiamo anche chiudere tutto quanto. E dicevo appunto di John Q, ci andremo ad ascoltare Soul and Fire. Scusa, io sto ancora ridendo per la battuta di squelli. Aspetta che aspettiamo Squello che adesso dirà partito. E vai, che siamo tutti noi sempre qui presenti. Se il computer va, parte, vai, via, il brano è partito. Ma non devi continuare a lungo, basta. Distorted by the rain, extending invitation, the sight, taste, and sound of me again. Down on Central Avenue, where the crowd is thick and alive, wandering in, gotta shed my skin if I hope to survive. Time I wasted walking blind like a fool on a chain. But tonight feels different. I'm alive with a heart like a hurricane. My soul, oh, it's my soul.
Bene, con la voce di sottofondo del mitichino Gianluchino riprendiamo la tiretta qui su Science Web Network, la nostra tiretta lunedì sera, provvisoriamente due compari più uno. Sai, se ti offendi se ti interrompo. Ero partito così bene, non vi è piaciuto. Ecco, già il così bene sarebbe un attimo da rivalutare. Però pensavo che di fatti a livello, faccio giusto un appello, comunque vorrei farti notare che per quello che riguarda un feedback che eventualmente possiamo ricevere dai nostri ascoltatori, che ultimamente è mancato, perché di fatti siamo mancati anche noi, di certo non si apprezzerà, nel senso che non avremo comunque un grandissimo ritorno a livello anche di contatti, che ci fa sempre piacere, che abbiamo anche avuto in passato, fino a quando avremo un Saius che parte così a sprombattuto con questo bene, che se non si fermasse più. No, quindi avete voluto voi che partissi io, eh? No, ma infatti noi siamo un po' masochisti, diciamo, ci piace anche metterci in difficoltà. No, in realtà lo facciamo perché da un po' che non ti davamo così ampio spazio, caro. Ma io Science, volevo partire anche per parlare di una cosa seria a tutti. Volevo ricordare a tutti gli amici che ci ascoltano che sabato abbiamo fatto una diretta lunga un giorno con l'amico Massimo Bonella. Grazie a Teleton. Perché c'è stata un'importante manifestazione della gente rossa a Roma. Questo è un discorso serio. E abbiamo fatto delle incursioni chiamando, disturbando amici delle agende rosse per sapere come andava la manifestazione, per farci sapere qualcosa. Abbiamo riintervistato Salvatore Borsellino, che abbiamo avuto in ultima puntata del mercoledì con Spazio Aperto, l'abbiamo avuto ospite. E poi dopo la sera abbiamo finito con la sera a mezzanotte col ritorno degli amici di Udine, delle agende rosse, che si sono presentati, sono andati l'amico del Zozzo che si è presentato dallo studio di Massimo Bonella di Pianeta GTV e abbiamo fatto una diretta serale, abbiamo fatto la conclusione. Tutto questo è presente su YouTube, cari amici. Mi raccomando, vorrei giusto puntualizzare, Saizio, per chi non lo sapesse, che Agende Rosse non è Braccialetti Rossi, una fiction andata in onda sulla RAI, ricordiamolo. Ma no, che cos'è, caro Saiz? Agende Rosse è un movimento creato da Salvatore Borsellino, prende il nome da questa agenda che è Agenda Rossa. Salvatore che Borsellino, ricordiamo. Salvatore Borsellino è il fratello del giudice ammazzato a Palermo, Sicilia, esatto. Paolo Borsellino. Agende Rosse prende il nome da questa gente che sparì dalla borsa di Borsellino quando ci fu l'attentato, che c'era questa agenda del giudice Borsellino che è sparita e chissà sopra cosa ci fosse scritto, e il nome prende da lì. Non è apartitico, apolitico, cioè nel senso non ha nulla a che vedere né coi partiti né con la politica in generale, ma semplicemente perché tendono loro di salvaguardare e di appoggiare sempre i giudici in questa lotta contro la mafia. E cercano insomma anche di portare alla luce la verità, insomma, su certi aspetti. Certo. Se non sbaglio. E no, giusto, è fatto perché talvolta vedi, noi diamo per scontato, caro Saius, delle faccio il serio anch'io per qualche istante e poi ritorno al mio solito giullare di corte, no? Per quello che riguarda noi diamo sempre, ma questo è nella vita quotidiana, per scontate troppi concetti, troppe parole anche, troppe frasi, quando in realtà magari i nostri ascoltatori giustamente potevano anche non conoscere la gente rossa, non è che siamo, non lasciamo tutti imparati e quindi è normale che cerchiamo noi di stare su Web Network a fare cerchiamo di fare informazione come meglio possiamo fare, meglio tentiamo di fare, insomma. Interessante soprattutto quello che avete fatto perché io e Gianno non c'eravamo, ovviamente, e che quando c'è qualcosa di interessante e anche culturale noi non ci siamo mai. Esatto. Io proprio non c'ero sabato. Pensate di fare tipo la sagra della birra oppure del tortellino. Oddio,
se il raviolo affumicato, se c'è la sagra della birra e della porchetta, ci vengo, ragazzi, ve lo dico. Esatto. Viceversa, noi invece non ci siamo. No, beh, interessante il discorso a Gene Rosse, il movimento che, ripeto, non tutti possono conoscere, anzi, forse paradossalmente sono forse pochi quello che lo conoscono veramente. Ottima cosa questa collaborazione, chiamiamola così, questo contributo, insomma, che abbiamo tentato di dare con Sides Web Network. Abbiamo anche qui, in realtà, avete, perché ripeto, io abbiamo, siamo un network. Sì, e tu eri in piazza, giusto, Sayuz? No, io ero in pigiama qui seduto. Sempre con la pinizia. Tipico Sayuz pantofolaio. Esatto. No, vabbè, scherzi a parte, è ovvio che non è facile comunque gestire tutto dalla tua postazione, con tutti, insomma, i nostri inviati, chiamiamoli così, che chi c'era come inviato? No, cioè, allora eravamo dalla regia qui di Treviso, poi c'era il Massimo Bonello dallo studio di Pianeta CTV di Venezia, Mestre, sì. E poi dopo abbiamo contattato tutti gli amici della Gente Rossa, insomma, via telefono, che erano presenti a Roma. È stata una manifestazione riuscitissima, perché non era una vera e propria manifestazione, ma era semplicemente perché si depositavano 6.000 firme raccolte, diciamo, dalle agende rosse, e le portavano al ministro Alfano. Sì. Che poi non si è fatto trovare il ministro Alfano. Comunque, un altro paio di maniche. Questo. Quando parliamo di Alfano, parliamo di Angiolino. Angiolino Alfano. Che bello. Tregioli. Ma non entriamo. Ma non entriamo nel merito, perché stasera non voglio parlare di politica. Era semplicemente per invogliare gli amici ad andare a vedere questa trasmissione che abbiamo fatto. E come possono vedere su YouTube, su Sites Web Network, presente su YouTube, tutte le altre trasmissioni, compresa questa qui di provvisoriamente i due compari più uno. Ragazzi, andatevelo a vedere. Volete vedere? Sei passato da Gente Rosse a una. Le trasmissioni dei due compari ci sono su YouTube. Ci siete? Ok, YouTube, perfetto. E dopo e questa YouTube è molto caro. Si possono vedere tutte le trasmissioni. E per questo ho detto YouTube, no? Perché la trasmissione è YouTube, no? Se era trasmissione, dicevo YouTube. E non andava bene o YouTube. Aspetta, oh mio Dio. Esatto, dove siamo finiti? No, invece molto interessante. Diamo anche un caro saluto al buon amico Massimo Bonella, appunto, che ho veramente il piacere di salutare, e mi fa proprio piacere che, appunto, continui questa grande collaborazione con Sides Web Network. Caro Luca, è davvero bello sapere che, appunto, questi due che scoppia. Esatto, questi due, non dico compagnoni perché sarebbe esagerato, questi due nostri pilastri, Sayus dalla nostra parte e Massimo dalla parte sua di Pianeta Oggi TV, appunto, continuano questa loro collaborazione. Fortuna, le domeniche ci sono loro. Esatto, le domeniche mattina con la loro trasmissione col notiziario, e poi anche naturalmente per queste altre cose veramente, esatto, impegnative. E nel discorso comunque grande successo, sì, perché comunque avere solo chiacchierare, intervistare, se vogliamo, Salvatore Borsellino, secondo me, cavolo, essere uno di quei punti di forza che rimangono, no, all'interno della memoria di Sides Web Network. E lo mettiamo insieme a tutte quelle persone che sono passate, tra virgolette, esatto, qui dalle nostre piattaforme. E ci fa veramente piacere che, ovviamente, io te ne c'eravamo, che culo. No, quando ci tratta di avere comunque personalità così importanti, è sempre bello per essere presenti, perché hanno sempre qualcosa di interessante da dire. E quindi rapportarsi, come già abbiamo avuto in altri contesti, ovviamente, e te ho avuto modo di conoscere altre personalità. Altri artisti, esatto. Abbiamo visto, esatto, quanto bello è. E quindi, naturalmente, ci siamo persi un evento davvero importante, ma che noi stessi, pur non avendo visto o vissuto in prima persona, naturalmente supportiamo. Sì, va bene così. Sì, supportiamo, Luca? Supportiamo, grazie. Ma ragazzi, non mette la osa, non casino. Esatto. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Che è stata la prima trasmissione diretta live del network fatta, diciamo, intervistando persone in una manifestazione a Roma, cioè, nel senso, perché la nostra forza, diciamo, sta aumentando anche a livello tecnico, tra virgolette, no? Perché è importante.
come sempre per la web tv, che io dico sempre che siamo riusciti a portare avanti il discorso e fare la web tv finalmente con un palinsesto orario predisposto, senza mandare filmati o video in rotazione, che queste sono sempre delle conquiste tecniche che nel nostro piccolo facciamo. In cantiere c'ho altri lavori che non dico qua, non svelo qua, perché lì vedrete, lì noterete quando partiranno. E questo naturalmente, caro Saius, ti diamo ampio merito, perché tutto ciò è reso possibile grazie alla tua collaborazione, ma soprattutto al tuo incessante lavoro costante dietro le quinte della parte tecnica e tecnicamente parlando. E quindi grazie sempre al grande Saio, che si Saiuz, che sia il grande Saio, che si sbatte. No, ma sapete che cosa mi è successo? Per curiosità è andato a vedere una regia video una regia video era andato a vedere il prezzo della regia video, che dicevano costa poco. Allora, quando ho visto il prezzo, è dovuto venire la mia sposa qui, Cinzia, con i sali per farmi riprendere, perché quello che costa poco, ci volevano 6.000 euro solo per la regia video. Vabbè, è normale anche, caro. Sì, no, noi facciamo dato che sai virtù, noi ci arrangiucchiamo. Esatto. Esattamente. Allora, a che punto siamo dalla serata? Sì, siamo alle 11. Sì, esattamente. Di John Q abbiamo fatto ascoltare giusto un paio di brani, perché siamo tornati ai vecchi tempi. No, esatto, che non riusciamo. Quindi, cari ascoltatori e spettatori, facciamo sentire subito il terzo brano di John Q, del quale non abbiamo detto nulla, ma forse è anche meglio così. Sì. È meglio che voi lo scopriate solo con le canzoni, poi man mano magari cerchiate, no, di interessarvi, di scoprire effettivamente anche un po' la biografia dell'artista. Ascoltiamo il terzo brano, dopodiché saremo un parente già arrivati quasi alla fine. Esattamente, questa ora è veramente volata. Un po' lemo riallacciarmi al tuo discorso di conoscere John Q, per dire ai nostri amici che ci ascoltano che è già in palinsesto dalle ore 8 domani mattina, quindi per tutta la settimana alle ore 8 alle ore 18 nel programma musicale andranno i video di John Q. Naturalmente si parla della web tv, di Saius Web TV. Yes sir! Sì. Ricordiamo che Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. E quindi, cari amici, se anche voi e caro Luca, come dopo aver fatto i complimenti naturalmente al grande Saius per il suo incessante lavoro di miglioramento e comunque nel seguire le varie cose tecniche, non solo, e dicevamo, voglio spendere due parole anche per te, perché è importante anche la tua mail, come diciamo prima, tu dici questo responsabile organizzativo, questo irresponsabile organizzativo. Vi comunico che mi sono fatto un buco nel pigiama con la bronza quarta. Ecco, perfetto. Con che cosa? E lui parla un po' veneto, un po' cosa, quindi parla un po' veneto. Esatto. Con la cenere del toscano. Eccola, ecco. E naturalmente, dicevo, caro Luca, invece è importante anche la tua email e il tuo contatto, come do sempre anche nella vita reale, perché ricordo, cari amici, che se volete partecipare come ospiti a questa nostra trasmissione dei lunedì sera dalle ore 22, dalle 10, quindi in diretta sulla web radio e anche sulla web tv, quindi vi si può anche vedere e ascoltare, e quindi se siete in particolare artisti, cantanti, musicisti, gruppi musicali o quant'altro, fate musica o scrivete, abbiamo anche un'altra trasmissione che lo ricordiamo, caro Luca, come mi preannunciavi prima, ripartirà a breve per quanto riguarda Liberi Orizzonti. Le ragazze sono tornate insieme. Sono tornate a collaborare insieme dopo. No, sono male effettivamente. Sì, sono tornate a collaborare, no, insieme. Ricordiamo, una delle ragazze non vive neanche qui in Italia, vive in Germania, a Monaco di Baviera. Quindi la rete ci dà comunque lo stesso la possibilità. Tante cose. Il lavoro l'ha portata all'estero, ma non è un problema, perché comunque, dicevo, la rete ci dà comunque la possibilità di unire le forze e creare, ritornare questa sinergia che si è creata tra loro due e ovviamente Saius, perché è sempre poi il grande grosso Saius che gestirà e gestisce la parte tecnica. Sono tornato, dicevo, alla ribalta con un nuovo piano organizzativo, piano di battaglia,
che ho che hanno condiviso con me, ovviamente, in quanto io responsabile organizzativo. Il responsabile disorganizzativo. È bellissima questa. Esattamente. Dopodiché, a brevissimo, credo che secondo me per fine mese finalmente partiranno, direi già la settimana prossima, con la nuova vorrei dire stagione, ma non è corretto visto che siamo ad aprile. Però diciamo con le nuove puntate di Libri Orizzonti, con le dirette. Bene, allora e... dopo aver preannunciato questa cosa anche per gli amici che fossero interessati, come dicevo, allora contattate pure Luca se volete venire ospiti qui da noi, se fate parte di un gruppo musicale, siete una band, una rock band o quant'altro, o artisti, cantanti e musicisti in genere, oppure se appunto avete altre passioni artistiche, ma anche la pittura, la scultura, la fotografia e quant'altro, o comunque avete degli eventi, delle iniziative, delle attività che volete promuovere, contattate pure Luca presso la sua casella di posta elettronica luca@saius.com. quindi luca@saius.com è il punto di riferimento fisso e non che non fisso, esatto, sapevo, essendo l'irresponsabile disorganizzativo allora lo contattate, perché oltretutto, caro Luca, volevo precisare, responsabile organizzativo e, come dico e scrivo sempre, e del palinsesto, ovviamente, quindi per sapere quale date siano libere poi per venire come ospite praticamente tutte naturalmente lo contattate, perché se contattate me non c'è pericolo che io vi risponda. No, scherzo, non so neanche anche quali date sono disponibili, non so neanche quando ci sono io, vero Luca? Figurati se vi posso dire. Allora, contattate Luca per venire ospiti lunedì sera qui da noi, teoricamente ogni settimana, anche se ultimamente siamo andati un po' a settimane alterne o comunque non continuativamente. E invece per quanto riguarda Liberi Orizzonti, caro Luca, l'appuntamento rimane sempre il... Per quello che riguarda Liberi Orizzonti sarà ovviamente il mercoledì dalle 21.30, sempre dalle 21.30, esattamente. Sì. Visto che sono già le 22.58 tra una cosa e l'altra, io dobbiamo chiudere. Esatto, no, praticamente sì, nel senso che facciamo ascoltare dopo i nostri saluti finali, ovviamente, i brani che mancavano, ovviamente prendendo sempre la solita scaletta di giamento.com, da questo brano che live è di Hideaway, una cosa del genere. Perché mi sono perso il titolo poco prima, per quello che riguarda appunto l'album di John Q. E quindi ascoltiamo questi tre brani che mancano per ascoltare, per avere un quadro completo di questo artista. Uno te l'ho mandato, eh. Ricordiamo che l'altro è questo. Sì, ok. Che non dirlo, sai, sai. Sì, esatto, tanto lo sappiamo solo noi, lo vediamo. Esatto. Stava dicendo Luca, appunto, dicevo, immagino, e ti procedo prossima. Io. La settimana prossima non andremo in onda di lunedì, giusto Luca, volevi dire questo, perché è lunedì di Pasquetta, ovviamente, quindi rispettiamo questa santa festività. Va bene Luca, come l'ho detto, era questo quello che volevi dire? Esattamente, bravissimo. Sì, grazie. Ecco, basta. Ecco, basta. Si è perso Luca, l'irresponsabile. Non c'è più. Stavo pensando a quello che ha scritto Saiz nella nostra chat, chat interna, diciamo così. La chat che sta dentro di noi. No, secondo me ha sbagliato una parola. Anche secondo me, quindi sarà bello. Tu Depp, non mi... chi è? Johnny Depp. È così il titolo. Sarà quella la doppia E, caro Saiuzzolo. Sì, c'è la doppia E, c'è. Che siamo dei fessi, ragazzi. Noi l'inglese lo sappiamo, è giovane. Quindi, cari nostri ascoltatori e o spettatori, grazie se ci avete seguito, di averci seguito. Riascoltateci o rivediteci mediante il podcast che Saiuz Web Network mette a disposizione. Ci vediamo, diciamo, non lunedì 21, ma bensì lunedì 28, salvo imprevisti. Vedremo se avremo ospiti oppure no. Vedremo se ci sarà Gianluca oppure no. Vedremo se ci sarà la trasmissione oppure no. Anche perché Saiuz è naturalmente partito alla grande stasera dicendo questa nuova trasmissione. Il 28 non andremo in onda, ve lo dico subito. Non ho capito cosa hai detto. No, lascialo stare. È come se lui non ci fosse mai stato questa sera. Ha detto il 21 non andremo in onda. Non so, il 28 ha detto. Come il 28 non andremo in onda? Appena finito di dire Luca che andremo in onda il 28. No, ecco, andiamo in onda, ho deciso così. Mettiamola così, Gian. Allora,
seguiteci sulla pagina Facebook di Sykes Web Network, così avrete modo di avere un quadro completo della situazione e capire anche se ci saremo oppure no. Detto questo, io vi auguro una buonanotte. Buonanotte a te, Gian. Buonanotte a Sykes, ma sta già dormendo da un paio d'ore. Sì. Si vede, stava sognando, infatti. Ma soprattutto un grazie mille e una buonanotte a tutti gli spettatori e gli ascoltatori di sykeswebnetwork.it. Avete ascoltato provvisoriamente i due compari più uno, rintornati una volta tanto, no? Al completo. Sì. E io ti ringrazio per la buonanotte, perché la mia è veramente una buonanotte, in quanto io tra poco vado a letto, sono già in pigiamino, come dice il grande Sykes. A te, Luca, ti auguro un buon proseguimento di serata, invece. Da quello che so, la tua serata poi sarà tua. La settimana scorsa, a un certo punto, venerdì mattina al lavoro, mi sono fermato a pensare e ho realizzato che nei 4 giorni precedenti, dall'inizio della settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, è riuscito 3 volte. Quindi, rientrando ovviamente non prima delle 4 a casa, svegliandomi poi alle 6. E quindi ho fatto i conti, ho contato sulle dita delle mani, delle mie due, quasi in una sola mano sola, ci stavano tutte le ore dormite nei 4 giorni precedenti. È stato bellissimo. No, no, scherzi a parte, quindi, stiamo andando un pochino, certo, sì, con il gas aperto, sì. Per quello che riguarda speriamo che non accenda il sigaro, visto che abbiamo il gas aperto, perché sennò fa il botto, e lui il botto lo fa sempre. Effettivamente sì. Va bene, vi lascio andare, cari. Grazie, cioè nel senso che noi a letto e tu invece a letto tuo. Bene, allora, ecco, vai Gian, vai. Vai, vado io, dai, così dopo lascio a te, Sykes, come ti abbiamo lasciato aprire in grandioso splendore, davvero eccezionale, ti lasciamo chiudere in altrettanto brillante lucentezza che il grande Sykes sa esprimere nei suoi momenti migliori. Sykes, le parole finali sono importanti, specie se questa trasmissione rimarrà ferma per 2 settimane. Quindi, anche 3 a quanto pare. Anche 3, quello che riguarda, per almeno 2 settimane, visto che comunque Pasquetta non andrà in onda. Quindi, esatto. Sykes, mi raccomando scegli le tue prossime parole con molta attenzione. E il tempo ce l'hai, perché il tempo ce l'hai, perché naturalmente ti darò il tempo di farlo. Allora, cari amici, ancora un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno seguito ed ascoltato anche questa sera. Ricordiamo la 7ª puntata di Provvisoriamente i due compari più uno, 3, perché è giunta la sua terza, diciamo così, stagione, terza edizione, il terzo anno che va in onda, quindi pensate un po', e questa sera appunto la puntata di lunedì 14 aprile 2014, pensate poi, 14/4/2014, dalle ore 10 come ogni lunedì, dalle 22 ore italiane, CET, Central European Time, non l'avevo ancora detto, caro Luca, il mio marchio, mi mancava, sì, e quindi ecco le ore 10, appunto l'asse centrale dell'Europa, e le varie fasce orarie negli altri paesi di altri, diciamo così, anche continenti o comunque di altre fasce orarie, a cui mandiamo il nostro caro e caloroso saluto, specie ai nostri connazionali all'estero, che ringraziamo per essere qui ad ascoltarci. Dicevo, questa puntata, come al solito, ricordo che va in onda in, dico io, differita, mi piace usare questo termine un po' ex sportivo, ti ricordi come si usava per le, sì, partite negli anni 80 soprattutto, ma invece sì, giustamente è giusto dire in replica, il giovedì pomeriggio dalle 14:30, dalle 14:30, se qualcuno se la fosse persa, e poi tutte le varie puntate sempre a disposizione nel sito www.sykeswebnetwork.it. Cos'altro ricordare, caro Luca, per queste prossime settimane, che di solito diciamo sempre, ma nelle ultime puntate ci siamo anche dimenticati, di contatti e di quant'altro, non mi viene in mente nient'altro, e naturalmente seguiteci, come diceva Luca, nella pagina Facebook, con Twitter, sempre con il nome chiocciola Sykes, nella pagina Facebook ci trovate con il nome Sykes Web Network, e naturalmente poi, per quanto riguarda il grande e mitico Sykes, lo potete contattare con la sua casella di posta elettronica info@sykes.com. Scrivete, perché ci fa sempre piacere avere un vostro feedback e anche scrivere 2 parole per dire bene, male o quello che è. Non dico altro che Sykes, no, lo ispiro a dire parolacce, e a noi fa sempre piacere il vostro feedback, ci dà animo per andare avanti. Grazie a tutti, una buona notte e alla prossima. Ciao.
Bene, ciao. Allora adesso tocca a me la parolina. Ma leggi la parolina che mi sono dimenticata. No, scherzi a parte, cari amici, voglio solo ricordarvi l'appuntamento di mercoledì sera, di mercoledì sera alle 18:30 con Spazio Aperto. È in diretta, vero? Non è il file che si è puntato di mercoledì sera, giusto? No, diretta alle 18:30 che Spazio Aperto con questi due conduttori. Ugo Lombardi e Antonella Entrenò, con la partecipazione di Massimo Bonella di Piatinetta OGTV, che avremo altri ospiti e parleremo sempre sul sociale, di politica, insomma di notizie, cioè sarà una trasmissione non come questa, diciamo. Ah, grazie. No, questa qui è una trasmissione musicale, quindi è giusto che si parli di musica. Quella si parla di politica. Cioè. Io pensavo che parlassimo. Ah, veramente parliamo di musica? Ah, non ci ho fatto caso. Stasera abbiamo presentato un ottimo artista, John Q. John Q. Vi facciamo ascoltare tre brani consecutivamente, cari amici, di John Q, che è Getting Harder, il primo, Too Deep, va bene come l'ho detto. Il terzo brano è An Hour to Cry. Bravo, l'ho detto bene, cari amici? Diceva una cosa il caro Saiuz, che dovevamo magari, mi ha dato spunto, però me la sono dimenticata, ma non mi importa. Ok, interessante. E allora, come dico sempre, no, perché diceva delle cose. Ah sì, volevo salutare ancora il grande Massimo Bonella, perché dovrebbe, come fa spesso di solito, mi pare, Luca e soprattutto Saiuz, se ci confermerai, diciamo così, dico io, no, rimandare, replicare il nostro segnale in diretta, e forse anche, se non ho capito male, in qualche puntata in replica. Quindi lo ringraziamo, perché naturalmente durante le dirette di solito rimanda questa nostra trasmissione nei suoi, diciamo così, canali, circuiti e piattaforme, quindi lo ringraziamo anche per questo, diciamo, e ringraziamo tutti coloro che naturalmente rimandano a nostra insaputa, giusto Luca, come mi piace dire, esattamente, il nostro segnale, o comunque le nostre trasmissioni anche successivamente in, diciamo così, in replica, perché magari non lo sappiamo, ma troviamo il podcast o troviamo qualcosa e li ringraziamo, perché ovviamente magari non lo sappiamo, non ci hanno chiesto, e comunque fa sempre piacere sapere o vedere che qualcuno comunque rimanda il segnale. Quindi un caro saluto a tutti e un ringraziamento a tutti coloro che collaborano anche per quanto riguarda Science Web Network. E le porte sono sempre aperte, vero Luca? Se qualcuno volesse anche collaborare attivamente, non solo magari, esatto, dandoci feedback o rimandando, condividendo le nostre cose, ma anche collaborando direttamente con noi, anche la possibilità di trasmissioni o le possibilità di collaborare anche nel backstage, nel retro quinte, praticamente anche come autori o come, diciamo così, coloro che possono coordinare alcune cose qui da noi. Quindi vi aspettiamo. Perfetto, quindi buonanotte a tutti, ci vediamo, se tutto va bene, il 28 aprile. Ciao! E vai coi brani, su tre brani successivamente, uno dietro l'altro. E vai col come primo. Come rovinare tutta la diretta. Esattamente, in due parole che abbiamo chiesto le dicesse in maniera giusta, Luca, per dore, stassero per le prossime settimane. Invece no.
my feelings, outrun demons, or overcome my pain. Is it stand up and fight the system where all of those around me whoa? Or is it just because I have to, 'cause I know I will explode if I don't? All mine and draw
dig it too deep. Constant struggle for balance, when all it takes to fall is having nothing to hold on to. But these late night phone calls, well, this world and all the city don't amount to anything, 'cause in the end there's only love and the song your heart sings. So I'll walk for the last time this cold sidewalk to you. It's 3 in the morning. We dance by the light of the moon. And who is to say I won't find you there when I sleep? Who big mistake, but
this I won't break. No, no, 'cause you're the wrong girl, yeah. And you wonder why ain't no tears in my eyes. I don't care enough to cry. Something so small, it don't make sense at all. Now you try to justify the bad things that you've done. Darling, it's no you. Darling, it's no use. You're the wrong girl, yeah. And you wonder why ain't no tears in my eyes. Don't care enough. Take a look at yourself. Scott McIntosh playing bass.